noi siamo tutti quanti a casa sua, in qualche modo, perché cresce, arriva in questo momento con Fabio Sabatti, che da sempre lo naviga, la coppia di fatto casentinese arriva. No, niente, è un piacere. Casa, perché lo dico per chi non lo sapesse, vincitore nel 2007 del Casentino, quindi il sapore, il profumo della gara di casa l'ha morsicato bene all'epoca. Sì, assolutamente sì. E ora, al di là di essere in casa, però eravamo in macchina io e Fabio prima qua. Sai quanti anni sono che facciamo questa pedata? Dimmelo tu. 26 anni consecutivi. 26 senza mai saltare un... Vedi che siete una coppia di fatto, ragazzi. E chi regge 26 anni? E li Bianchi, quindi questa è già una vittoria. Beato te che ce l'hai, Bianchi, c'è chi non li ha più. No, a parte tutto, è un grandissimo piacere, perché poi la gara di casa ti dà sempre quel qualcosa in più, tante persone che ti conoscono, che ci incitano, che ci seguono da ormai da giorni, domani ci seguiranno sicuramente dall'inizio alla fine. Noi cercheremo di fare come sempre il massimo di quello che siamo in grado e che possiamo fare, e speriamo bene, perché poi il parco partente è sempre... Floriano si impegna sempre di più per fare le cose. Io non vorrei dirtelo, però guarda, sai, sta buono, no, non ti c'è, torna, girato che se n'è andato in questo momento, non so dove si è cacciato, c'è lì una coccinella che non è un brutto segnale, non è un brutto segnale, te la volevo far notare, ma ti sei mosso repentino. E dillo, no? Roberto Cresci con Fabio Sabatti, eccoli qua. Ok, l'applauso. Se non dimentica, scusami, erano solo distratti, ci mancherebbe. Allora, buon Cresci con Sabatti chiude l'avventura del 2022 con una sesta piazza. È stato Fabio, siete rimasti sesti, settimi, non so se una volta scivolati a ottava posizione, ma mi sembra di no. Niente male, eh? Fabio, no, io direi che Fabio, la di ieri sera ha fatto il circolo. È vero, funziona, che è sempre in circolo, mi sa, eh? A qualche parte di sicuro.
No, infatti tutto, siamo felicissimi perché al di là della posizione assoluta che è un gran risultato in questo momento, io alla fine ho dichiarato che la nostra vittoria sarebbe stata entrare nei 10 assoluti. Con un quarto partenti così per noi sarebbe stato il massimo, quindi questa sesta posizione è il massimo, ma più che altro è come si è evoluta la gara. Siamo stati tutto il giorno lì, sempre costanti, abbiamo sbagliato poco e niente, un ritmo altissimo, perché ovviamente c'è davanti un ritmo altissimo, per cui siamo veramente veramente contenti. Volevo ringraziare in particolar modo la Roger Tuning e il team perché ci hanno fornito una vettura stratosferica. Volevo ringraziare tutti i casentinesi che oggi è stata una roba impressionante. Dove mi giravo è stato qualcosa in più che sicuramente ci ha aiutato tantissimo. E tutti gli amici che senza di loro sarebbe impossibile sempre organizzare le gare che ci seguono costantemente, sempre, non ci mollano mai. E in ultimo, che non voglio annoiare, volevo dedicare questo risultato a una persona che è il mio babbo Renato, lo voglio dedicare a lui, ed è bello che tu lo abbia fatto. Allora cresce, I'm gonna go to the hospital.